Bene, allora andiamo con la nostra partitissima, Fontanafreda-Tamai 2-2, vediamo le interviste alla fine con De Agostini e De Pieri e poi ne riparleremo qui in studio. Mezz'ora di Tamai, mezz'ora di Fontanafreda e mezz'ora di nulla. No, beh, direi 45 minuti di Tamai, dai, è stato un bellissimo Tamai secondo me, il primo tempo penso che abbiamo fatto delle cose veramente ottime, la squadra ha giocato veramente molto 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 bene, però hanno trovato questo gol e da lì insomma ci siamo un po' preoccupati, ci capita ultimamente, poi secondo tempo sono partiti bene, rigore e dopo è chiaro che insomma abbiamo cercato di non farci male noi, abbiamo cercato di non farci male loro e è finita così insomma, dai. E poi concludendo anche il pareggio del Giorgione insomma. Sì, è un risultato importantissimo, insomma, una domenica che ci vede a un passo da risultato importante e questo è importante per noi, è importante finire bene, è stato un girone di ritorno lungo, tortuoso, e quindi insomma con un sacco di problematiche, quindi per noi essere qui in questo momento, aver raddrizzato una situazione, sai, quando una squadra viene da 4 sconfitte consecutive rischi di sprofondare, noi adesso abbiamo fatto 5 risultati utili consecutivi e questo sicuramente ci dà grande morale e poi insomma vedere la squadra giocare così per 45 minuti mi dà una grande soddisfazione. Domenica prossima chiudiamo in casa con l'Arzichiampo. Abbiamo una bella gatta da pelare, quindi insomma cercheremo di chiudere il discorso domenica prossima, però intanto insomma ci godiamo questo risultato, poi l'Arzichiampo lo prepareremo come si deve tutta la settimana. E poi chiusura quasi a casa tua, a mezzo corona, dove si brinda col Soave. Sì, speriamo, insomma, a noi ci mancano insomma, questi 3 punti fatidici, da qualche parte dobbiamo farli e cercheremo di chiudere la pratica domenica, altrimenti cercheremo di chiudere la mezzo corona, intanto ti ripeto. Ringraziamo intanto l'operatore che non ha ripreso, che ti ha ripreso mezzo busto e sì, non sotto l'ombelico. Sì, è vero, ammetto, gesto scaramantico, ma insomma dai, sono contento, ti ripeto. Dovevamo fare di più in questo girone di ritorno, questo è normale, è inutile, bisogna che ci diciamo le cose come stanno, però nella situazione in cui eravamo rischiamo veramente di sprofondare, la squadra è stata molto brava a ritrovarsi e sai, dopo 4 sconfitte consecutive, 5 risultati utili consecutivi non è da tutti, quindi un plauso a questi ragazzi. Di la verità, hai mai avuto paura? Beh, sì, perché sul 2-0 nel calcio ci sta di tutto, ripeto, è chiaro che è una partita, tra virgolette, cioè, non poteva essere una bella partita perché entrambi hanno necessità di fare dei punti, io capisco anche un po' il disappunto della gente, però bisogna anche capire una cosa, che sti ragazzi stanno tirando da 10 mesi, ripeto, e sono ragazzi che non sono abituati a giocare in questa categoria. Siamo mentalmente, non tanto fisicamente, ma mentalmente siamo stanchi perché siamo sempre, noi per rimanere in questa categoria dobbiamo giocare sempre al 1000 per 1000 e si vede che siamo stanchi, perciò oggi è talmente importante questo punto che è chiaro che nel momento in cui tu pareggi poi non vai a rischiare assolutamente nulla, ci sono cose che ci stanno nel calcio, voglio dire, ma anche perché onestamente non abbiamo la forza di andare a rischiare. A me dispiace se la gente, tra virgolette, può averci fischiato o cose del genere, però se questo punto a fine anno ci servirà per rimanere in categoria, ben venga. Ecco, ma per un'ora insomma c'è stato gioco. Sì, è comunque un gioco che è chiaro che non è il gioco del Fontanafreda di un mese fa, 2 mesi fa, ma ripeto, noi siamo una rosa di 14-15 ragazzi di cui credo che 12 o 13 non abbia quasi mai messo piede in questa categoria e ripeto, lo dico per l'ennesima volta ma non deve essere una giustificazione, quello che stiamo facendo sembra facile perché dall'inizio dell'anno non siamo mai stati nei play-out e invece questi ragazzi vanno solamente applauditi, vanno ringraziati per tutto quello che stanno facendo. Poi se qualcuno qui a Fontanafreda pensa di trovare la botte piena e come si suol dire anche la moglie ubriaca, non credo che sia la piazza Fontanafreda, deve andare in altre piazze. Sti ragazzi stanno facendo il massimo delle loro possibilità, lo hanno fatto anche oggi, ripeto, siamo stanchi perché non siamo abituati a reggere sti ritmi di queste categorie. Domenica al Rocco a ruoli inversi, possiamo dire così. Domenica a Rocco, sì, dove dobbiamo andare a fare punti anche lì, che poi siano 3 o 1, adesso abbiamo bisogno di recuperare un po' di energie,
sicuramente ci sarà il fascino di giocare in uno stadio importante, sicuramente troveremo una squadra, non so cosa abbia fatto oggi sinceramente, comunque che avrà delle motivazioni importanti perché deve trovare, presumo, il posto migliore per i play-out, ma noi abbiamo le stesse motivazioni né più né meno di quelle che hanno loro e, come ho detto da un mese a questa parte, sto chiedendo a sti ragazzi l'impossibile, cioè di tirar fuori, di raschiare il barile, di tirar fuori tutte quelle energie mentali, ripeto, più che fisiche, perché secondo me non è un problema fisico, è un problema proprio mentale, e quindi abbiamo ancora 15 giorni di tempo, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo perché l'obiettivo è talmente importante, talmente bello, talmente suggestivo che non possiamo non portarlo a casa. Bene, adesso andremo qualche istante in pubblicità, poi con Michela Suraci, che è tifosa del Fontana Fredda, ma non solo, poi Giuseppe ci spiegherà anche cosa fa Michela. Vedremo se effettivamente la gente di Fontana Fredda vuole avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io spero che tu non sia sposata ancora. Intanto però lanciamo la pubblicità. Qualche minuto di pubblicità, torniamo tra poco a parlare del derby. Allora, ripartiamo dalla moglie, stavo per dire dalla moglie piena e dalla botte ubriaca, meglio di no, dalla botte piena e dalla moglie ubriaca. Giuseppe, io sono felicissimo dell'ospite collaboratrice, non so ancora, che hai portato qui con noi, per due ragioni. Uno è perché è una splendida mora e a me piacciono le more, mi piacciono anche le bionde, ma le more, ragazzi, ho colto nel segno. E seconda cosa, perché ha origini triestine. Ma anche meridionali, però, c'è da dire. Vabbè. Allora? Facciamo fare a lei una breve presentazione su chi è e perché stasera è qui. Va bene. Innanzitutto voglio dire che sono triestina e tifo per la Triestina. In primis il mio cuore è a Trieste, poi per la Sacilese Calcio. E poi da quest'anno che la Fontana Fredda è in Serie D ho conosciuto il presidente, quindi sono diventata tifosa anche del Fontana Fredda Calcio, che mi invita sempre alle sue partite e quindi quando posso vado molto volentieri. Anche lei è Moscia che fa tutto un... Ti ripeto, Bertolini sarà sicuramente contento, però c'è anche da dire che lei è anche appassionata della Sacilese, se non sbaglio. Sacilese Calcio, sì. Un saluto al presidente Cresotto. Puntando al podio, no? Sì, infatti, sono contenta del risultato che ha vinto tutte, Triestina, Sacilese, Fontana Fredda. Per la Lidia, Nadal, per il presidente Cresotto, certo. Che poi oltretutto sono amici nostri qui, no? E sono quelli che lanciano anche la partitissima, il gruppo d'oro, certo. Della partitissima. Sei d'accordo con quello che ha detto De Pieri? Ha detto che la gente di Fontana Fredda si è fatta oggi, eri lì insieme a me. Sì. No, in verità abbiamo visto la partita, non eravamo insieme, no. Ai noi, non capisco perché, no? Ma comunque, dico, sei d'accordo con quello che ha detto De Pieri, cioè che la gente si è abituata un po' male a questo Fontana Fredda? Ma diciamo che ultimamente il Fontana Fredda sta giocando bene, secondo me, e quindi la partita è stata all'inizio sofferta, però il Fontana Fredda ci ha creduto e difatti è andato in gol. Dimmi Fontana Fredda. Fontana Fredda è andato in gol con De Martin, Davide, il suo primo gol, sono molto contenta per lui, e poi il rigore di Tonizzo nel secondo tempo che è... Domenica a Rocco, Triestina, Fontana Fredda. Infatti mi ha invitato il presidente, ma il mio cuore dovrà essere un po' più sulla Triestina, visto i punti. Poi se c'è il pareggio sono più contenta, però per la il pareggio non serve niente alla Triestina. Comunque dico sempre che vinca il migliore quando sono in difficoltà, quindi lascio nelle mani di qualcun altro. Dario, spendiamo però anche due parole su Michela, un attimino, certo. Chi è e perché è qui. Michela opera nel campo immobiliare da più di 15 anni in zona Sacile e Fontana Fredda e ha avuto anche dei trascorsi per quanto riguarda, e ne abbiamo tante stasera qui e mi auguro che anche loro che un domani siano belle altrettanto come lei, da Miss. Un'altra... È stata seconda a Miss Trieste nel 92, prima a Miss Grignano 92 e finalista italiana a Miss Alpe Adria nel 94 e in più ha fatto anche qualcosa come la valletta presso studi televisivi del Friulano. E tu la farai collaborare con certo, noi. Certo, per me a tutti gli effetti è una nostra collaboratrice. Poi... Perfetto. Senti, allora, Loretti...